Salve a tutti, ne... che se è unito qualcuno proprio adesso. Antonio, vai, introduciti. Vai, Antonio. Ah. Oh, lui è... ah, io sono Vivider, lui è Johnny Petrel e siamo sul canale di Endavio. E bentornati. Cioè, il traduttore ufficiale, ma non ufficiale in realtà... di traccia 776. Sì, ma dai, ma almeno grazie, grazie. Non dire ah, parla tu per me, che diamine. Sì, ma mi hanno mentito, non c'è un 776 su traccia. Ma è l'anno in cui si svolge, che cosa intendi? E ora finalmente possiamo giocare Alm. Scusate, un momento solo. Per ora non ha fatto... No, anzi, per ora c'è della mente. Ok. No, riguardano il mascherato, non la... Ma vedo, ma quindi, cioè, dove fare la cazzata prima o poi? Ma cazzata? È l'inclusione del mascherato. Lei non ha fatto nulla di male. L'inclusione di cosa? Del mascherato. Del mascherato. Vuoi che lo chiami per nome? Come fai che lo dica? Scusami. E infatti adesso non si sa neanche il nome. Per chi se lo fosse perso, stiamo criticando un po' il modo in cui Sedica ha perso la lotteria della scrittura. Beh, quindi oggi Alm. Quindi oggi Alm, sì. Ottimo, ottimo. Con gli arcanisti. Per grande gioia del maschilista Vivider, sì. Non sono un maschilista, sono realista. Ah, interessante. Vivider sarà maschilista, ma qua ha detto la verità. Cioè, inizia da ridire. La mappa dove Manx aveva fatto game over. Qui ha fatto game over? Come? Credo di sì. Aveva chissà perché. Aveva solo Alm. Ed ma è stato attaccato così da... scemo da avere solo Alm? Perché era in Iron Man. Cioè, guarda qua, tutto il gruppo, Miasma, Pantano, solo due. Sì, ma son pochi col Pantano, per fortuna. Eh sì, uno. E soprattutto, Johnny Petronel, ti stai dimenticando un dettaglio fondamentale. Ok, tu che dici il mio nome per intero, cosa sto dimenticando? Che Manx è pelato. E cosa c'entra? È pelato. Ma Vivider può almeno far finta di dire cose che abbiano senso. Aspetta, fai vedere le unità di Al. Certo che sì. Ma dov'è la... Vabbè. Chi? Dov'è la chiave? Ce l'ha... Claire, qui. No, dove sono gli altri personaggi? Quali altri personaggi? L'unico che è morto è Cliff. Ok, però a parte lui ci sono tutti. Non hai ancora fatto, vabbè, sì, che tenero. E no, siamo però all'inizio dell'atto 3. Vabbè, vai avanti. Questo povero uomo si presenta sempre quando noi stiamo... Non ci riflettiamo, non... Sì, infatti, perché non hai spostato almeno Lucas che è dietro a 5 boschi? Vabbè... Molto italiana la tua strategia. A parte che Lucas qui... C'è il nemico, carichiamo frontalmente. Quindi, cioè, è solo strategia italiana? Guarda questo, con due di resistenza. Boh, nella prima guerra mondiale era molto strategia italiana. Sì. Non sono le strategie. Allora io dico che se mandi avanti Lucas viene shottato. Infatti, quindi... Non so le strategie rumene, ma la Romania esisteva quando c'era la prima guerra mondiale? Mi sembra di sì. Non mi ricordo, non ho studiato la storia. Rumena. So solo che era divisa in tre grossi territori, uno tra cui conteso con gli ungheresi, forse. Inutile dire che chi guarda il video non deve prendere me come educazione storica rumena. Sì, soprattutto Vivider come esempi di cosa dire su YouTube, perché... Cosa ho detto? Sì, infatti, con la tua perla di Selica poc'anzi, certo. Oh, va bene, facciamo Twitch. La povera Selica, lei non merita queste cose dette su di lei. No, le merita il come. Eccati questo. 4 di danno. Perché hai annunciato? Eccati questo, ragazzino. 7 di danno. Oh.
Cioè, Alma gli fa lo stesso danno con la spada folgore. Ma quanto sa di resistenza questo? Sarà un mago, un minimo di resistenza ce l'avrà. Perché 8. Ah, vabbè, perché Alma... Oh! Ciao, Freccia. C'è tutto il parco. Cioè, sì. Facciamo una festa oggi. Mi sono un po' stanco, quindi faccio un'oretta e poi vado a letto. Ma però duriamo, scusa. No, io tra poco me ne vado, vado a cazzo figurino. Senti, Johnny, lunedì ci sei? Lunedì ci sei? Ci posso essere contattato così su YouTube in eternità nei posteri, va bene? Ah, siamo per contestualizzare YouTube. Sì. Per contestualizzare YouTube, è entrato in chiamata la Freccia Verde, che è un ROM hacker. Un ROM hacker che praticamente prende le ROM e ci fa l'hacking. E le distrugge. Esatto. Ha fatto una hack, cioè ha fatto anche più di una hack, ma la sua hack più famosa si chiama il Tempio di Ardesia. Johnny sta correggendo. Poi italianizzata perché sono forte. E Johnny Petronel gli sta correggendo l'inglese perché Johnny Petronel si crede forte in inglese. Si crede, vaffanculo. Lui è il suo C2. Lui è il suo C2. Ma vero, ma chi mi credo di essere, già? È un romagre come molti di noi, tra l'altro, perché... Hai davvero il C2? Sì, me lo sono preso. Con la forza e la violenza. Me lo sono preso perché... Me lo sono guadagnato. Alma! Fortuna. Che motivo avrei di inventarmi il C2, Antonio? Hai detto si crede forte. Io mi hai picchiato il prof. Ma magari non credere Vivider sulla parola come prima cosa, che lui sappiamo che spesso dice cazzate. Spesso dici cazzate. Spesso dici cazzate, ma a volte è bassotto. E quindi... Sì, ma infatti, cioè... Ma io ricordo che stanno parlando finita tipo in 2 turni. Ho fatto tipo... Sei troppo forte, Antonio. Ho fatto tipo warp annata, ho shotato il boss fin. Qui farebbe comodo, purtroppo, però, c'è sta questo qua. Tanto io non capisco perché hai... E fai come il cavaliere Pegaso. Che gli piaceva Fei come cavaliere Peg. Sì, non sapevo che altra classe dargli. Io sono sulla seconda playthrough e già l'ho trasformata in, penso, maga. Fa cagare come maga, non sapete giocare, basta. Non sapete, non è che si vince solo. Ma mai visto il mio secondo episodio di Andaron Saga? Io non so giocare. Lì hai avuto tantissimo culo, vabbè, che sempre carino vedere come funziona la Devil Axe. Sì, lì ho visto pure io la clip, cioè Johnny, altro che. Infatti io gioco benissimo. Un ponte bloccato con 2 spadaccini con poca difesa, un mago che affronta il boss in prima linea. C'erano tutte le unità di carta davanti al boss, e lì potevano morire tutti. Senso, poi almeno avesse messo runa davanti, che diceva vabbè, perdi runa, stica. Però sacrificare runa, scusa, quando sarà un'unità che mi crescerà benissimo. Ma ce l'hai con runa guida, non capito cosa ha fatto. Ma lui ce l'ha con tutti quelli che non siamo immediatamente forti. No. Non è vero. No, ce l'ha perché non è un bambino magico, una bambina, ma è una bambina con l'arco. Quindi per colpo di fa sul cazzo. Sì. Allora dimmi, Divider, cosa per te costituisce un'unità non di merda? Il potenziale. Il potenziale e l'utilità. Non ha né potenziale né utilità. No, il potenziale ce l'ha. No, sì, il potenziale ce l'ha se giochi con la wiki aperta. Ah, però l'ha sciolta pure lui. L'ha fatto, dai. Ma neanche con la wiki aperta, basta leggere i supporti. Oddio, un altro crit. Cioè, che potenza, Lucas.
Guardalo, il cavaliere. Lucas, guarda che level up. Oh. Oh. No, velocità. Velocità per un cavaliere. No, lui magari. Ma puoi pure tenere l'arciere a distanza, ma mandalo in prima linea, bro. Folgorazione non l'ha mai visto come... alla faccia dell'attacco. Sarebbe stato bello se avessero tradotto Alm come Almo in italiano. Ma perché? Ah, non lo so, volevo dire una cosa bruttissima. E così mi ricordo quando Antonio disse pochi attimi fa che Vivid era a volte basato. Sì. No, a volte. A volte, non avete sempre. Ah, adesso ti nascondi dietro a dei piccoli rifugi verbali. No, io l'ho detto, perché io so che Vivid spara le cazzate tipo quella di Runa, ad esempio. Cioè, non so, però quando lo dicevo io, tu hai avuto bisogno di difenderlo. Ma io l'ho difeso quando ho detto che Selica è una testa di cazzo. Ma no, poverina. Ah no, poverina, no, si offende il pixel di Selica. Si è offeso. Entrambi si sono offesi. Invece di chiarirsi e ascoltarsi. Pensa a tutti i ragazzi che si comportano come Selica nella vita vera. No, meglio di no. Il bello è che Davio mi sa che sta parlando del gioco. No, io sto parlando con voi. Ah, ok. Allora, mi ricordo che è stupida. Cioè, mi ricordo che prima di questo atto si è incazzata con Al perché è entrato in armi per difendere il suo popolo. Cioè, immagini? Mm-hmm. Certo, è però quella la scena principale praticamente. A me Selica dove dà particolarmente fastidio è l'atto 4, dove insiste a non spoilerare. La chiave cella, Vivider, madonna. La chiave cella. Guarda i growths che ci dà la chiave cella. Attacco e velocità. Cos'altro ti serve su un cavaliere Pegaso? Non ho parole. Attacco e velocità. Ah, giusto attacco. Vergognati, Fred. Ok, Grey, lo spostiamo. Fei, la mettiamo qui. Clive, farlo parlare con Lucas. E Clive da... sì, è fuori dal raggio. Visto che Clive ha uno di resistenza. Lucas, ben trovato. Clive fa schifo come unità, devo dire. Cioè. Sì, è un peccato perché doveva essere il Jägen del gioco. Veramente. Mai sentita questa cosa. Beh, ha senso che debba essere il Jägen del gioco. No, intendo a livello di gameplay lui. Intendi come... come unità mi ci sono trovato malissimo. Intendi come Baudemon, il Jägen? Di storia lo è il Jägen della storia. Ehi, non... secondo me. Sì, come... Non parliamo di Andaron. Tu non hai visto la live di Johnny, mi sa. Ma lui non ha neanche giocato ad Andaron. Che ha fatto di male? Vabbè, sì, mi dissa perché... Mogimon è Jägen. Cazzo, è promosso? Diciamo a tutti. Vabbè, ma cosa fa il Jägen allora? Cioè, il Jägen può essere non promosso? Finn, per esempio, è un Jägen? In traccia? No, perché è una classe non promossa. Ok, però nel frattempo mina tutti. Però non è promosso, io li conto quando sono promossi. Cosa che Bodimon è già un eroe, non è un mercenario. Va bene, smettiamo così, se non mi spoilerate per sbaglio. Quindi, che tanto Jägen è arrivato al turno 2, quindi... Ecco! Vabbè, almeno qui non riduce il movimento, come in Treehouses. In questo gioco è troppo adorabile. Se Alm e Selica muoiono, non puoi usare l'orologio, ma ti dà direttamente game over. Io adoro. Vabbè, ha senso. Beh, come dovrebbe essere, infatti. Che sono queste cose per i casual?
In Engage io mi sono trovato bene quando Alear moriva, poter subito tornare ai turni prima. Sì, ma perché Alear fa schifo. Cioè, il mio Alear veramente mena pure lui tutti quanti, quindi non c'è problema. Il mio Alear era un abominio. Alear all'inizio sì, un abominio. Se lo giochi in Lunati. Poi diventa forte. Io giocavo in Hard ed è stato un abominio. E tu fai cagare, quindi non conti. Io pure giocavo in... Io gioco in Hard, anzi. A me in Hard tutte le unità, fino alla quasi alla fine, mi morivano in due colpi. Vabbè, era un commento. Ma cosa ne sei tu, Antonio, di come gioco io? Ma io so benissimo. Bravo, almeno prendi la vita. Per questo non dico niente. Ma ti giuro, non gioco sempre così, fidati. E comunque... Cioè, se tutti i nemici avessero la Deviax... No, vaffanculo. Ha messo un berserker con la Devilax al secondo capitolo, ma che razza di design è? Beh, ha senso in realtà. E ringrazio che aveva la Devilax che per quello non ti è morto Shomley. Allora, qui ce ne sono un pochettino, quindi vediamo. Alma adesso mancherà. No, questa è fulgurazione, non fulmine. Fulmine è quello dove io cerco sempre di fare il figo e poi manca sempre. Quindi... Non ricordarmelo. Penso che Alm in quello stato lì davanti ai nemici non sia una gran idea. Sì, infatti devo dare più bersagli. Uno. E due. Cioè. Così per contraddire Antonio, non sapete giocare, avete reso fame un Pegaso. Infatti non sapete giocare, io questo un po' l'avrei già finito io. Ok, probabile però. L'avrei finita ancora prima di iniziare. Sì, ma ragazzi, ma noi siamo in presenza di una mente troppo superiore alla nostra, cacchio, io mi sento umiliato. Aspetta, fammi vedere un po'. Non è che fuori, ma mica la sciocca. Allora dovrebbero riuscire ad uscire. Ovviamente Gray non ci arriva. Mamma mia che schifo. Davide mi sembra con Ecos di essere in questa situazione quasi ogni episodio. 18, 19. In realtà no. Allora, qui dipende. Allora, ma se ti manca sopravvivi. Ma perché non lo metti solo davanti come muro? Proviamo, cioè a sto punto ammazzalo con 48%. Ma stai lasciando che no, che cazzo fai? Scusa, Alm quanta vita ha? 16 con 5 di resistenza può prendersi. Aspetta, allora quanto attacco ha Pantano? 10 19, quindi fa 14. Il boss, sì, lo perché questo è il raggio del boss. Vediamo! Ma fai game over! Visto? Ah, il boss però è scemo, quindi... Il boss ti shotta Faye. Infatti. Però io Faye potrei anche andare avanti senza di lei, però... Ok. Beh, ci starebbe. Tanto non ha la chiave, lei. Vediamo se... Claire. Perdiamo anche la chiave. No! Ma se invece no! Salvata dalla chiave! Ma si può riandare indietro nel tempo, sapete? Ma va? Così Davio può rimediare... No, è che pensavo... Temevo volessi ascoltare Vivider stavolta. Allora, aspetta che qui devo ritrovare... Ok. Io adoro questa invenzione. Considerando che questo qui... Anzi, prendiamo... Questo qui. E questo qui. Indietreggiamo, forse... Può convenire. Ah, Antonio, ma tu hai visto il video serissimo che ho fatto l'altro giorno? Che niente, Antonio è sparito. Quale, scusa? Quello di ieri. Quello di ieri? Sì, sul canale ufficiale di YouTube dei genealogisti di Roy. Non l'ho visto. Sono linkato tra qui. Così puoi rimediare.
Python non credo che sopravviva, quindi. Stand back. Sure, why not? Comunque, io adoro lo stile artistico di questo gioco. Sì, anch'io. Cioè, è arcaico per qualcosa che non ha Shadow Dragon. Ma in realtà neanche lo trovo così arcaico, cioè... A parte, vabbè, come sembra lì sullo schermo sotto. Secondo me qua si fa game over. Allora, già dipende come tua... Se mai tu entro nel tempo di nuovo, usa teletrasporto su un arciero. Dipende come potresti tua... sacrificare Clive. No, Clive... Oppure attaccare così e basta. No, Clive non basta. Sacrificato. Okay. Proviamo. Voglio vedere se riescono a fare qualcosa. Ci riescono. Finito Clive. Perché Clive è così schifo? Dicevo, schivando. Mi sembra di avere flashback. Cioè... Vabbè. A pure canto. Ti prego, shot il boss. Altro che... Ma questa è veramente abilità. Ma io rispetto Davio, sinceramente. Che babbo. Beh, io non... Mi sembra di rivivere pochi giorni fa. Adoro mettere unità che morirebbero davanti e poi sopravvivere, quindi non essere puniti. Anch'io. Qui ci facciamo il rip. Soprattutto, mica io stavo dicendo quanto facesse schifo e poi schiva, cioè roba fantastica. Peter è sparito. La Vivi l'ha detto, mi dissocio. No, non l'ho detto. Ma era una teoria, lo so che non l'hai detto. Madonna mia, stai al pazzo. Silk, e dai però. Sembro il tipo che si dissocia. Ma hai pure fatto level up di merda Silk, Vivi, perché cacchio, cioè. Ti ricordo che c'è ancora la scommessa, eh? Eh sì. Quale scommessa? Praticamente, allora, c'era la fontana che ti dava le statistiche, ok? Sì. E c'era, e praticamente ti dava il livello a difesa. E loro hanno deciso di dare, io ero contrario, hanno deciso di dare un livello di difesa in più a Silk. Silk? Silk. La clerica. La clerica. Sì. Infatti adesso ha 4 di difesa, pensa. Abbiamo fatto da piccolo. Qual è il loro problema? Non servirà mai a niente. Ha talmente tanta poca difesa che se si beccherà un attacco fisico forte morirà anche con quel più uno. Ma la sottovaluti. Cioè gli stat boosters non si usano così. Ma va bene. Poi mi dispiace, sono triste. Ma mi sottovaluti. E la scommessa praticamente è che se quel più uno a difesa su Silk non dovesse mai servire per tutta la run, allora Johnny Petronel giocherà Fire Emblem 6 in... cioè dovrà finire Fire Emblem 6 in Iron Man. Può fare. Altrimenti, se invece vince lui, io dovrò fare un video di 20 minuti dove elogio Engage. Oh no! Oh no! Comunque, non vinci, per favore, vinci, non perdi, vuoi vedere il video. Perché Engage non è difficile da elogiare, Vivider di materiale ne ha, tralasciando la censura americana. E Fire Emblem 6 non è difficile da fare in Iron Man. Ah, io mi fido di te. Guarda. No, è da però. Comunque avevi altre unità più forti per shottarlo. Eh sì, ma sto cercando di lasciarne una per il boss. Ho capito che la chiavicella dovrebbe aiutarla, però fino a un certo punto. Sì, ma Vivider, vai a quel paese, tu che gliela insisti a lasciargli nell'inventario. Ora facciamo una cosa incredibile. Quel paese. No. Ma proprio quello, Stezzano. Troppo simpatico, sei Smithy, non ce la faccio.
piace. Cioè, ma una spada migliore, no, eh? Ce l'hai tutta arrugginita. Oh, beh, cioè, guarda oh, beh. Qua. Prego. Ok, mettiamolo così. Folgorazione. Folgorazione è diventato proprio MVP main. Ma ce l'hanno tutti le pupe. Ah, ma il boss adesso non può più attaccare. Il boss adesso non può più attaccare. Soprattutto da quando io. Se Clive non manca adesso, perché è bravo. No, quando fanno l'animazione epica non mancano. No, perché mancare l'88 e farsi colpire al 66. E sono cose che capitano solo ai principi antinapi. E attenzione, signori. Minchia, cioè, meno male che sto gioco ti fa danneggiare. Quella del level up adesso. Dividerti di testa. Chiave. Ma no. Velocità e difesa, quello vuoi? Attacco. Ma io sento che ho sentito robe stupefacenti. Non sei l'unico. Oi. Oh, incredibilmente ci siamo riusciti in quanto? 25 quanto? Minuti a fare una mappa. A fare una mappa, sì? Allora potremmo farlo in alto. Eh sì, a questo punto. Incredibile. Ma quell'altra volta che Selica Davio l'ha portata nel villaggio e al cimitero gli ha risponato e lui: no, io lo farò off screen, non ne posso più del cimitero. Allora, non è quello il discorso è che se mi tocca farlo 3 volte, non voglio farlo vedere ogni volta. Quello ci sta. Apparently, the enemy's main force has retreated west. Come in Awakening potevi saltare sul mappa mondo le scaramucce, ma qui no. LOL, cioè, che divertente. Pure su Engage. Siamo tornati ai tempi di Sacred Stones. It wouldn't be wise to pass him by while his fortress lies in reach. Ecco, di materiale per il video, Vivider, su Engage si possono saltare le scaramucce, e non con... capito? Cioè, Davio, praticamente lo stiamo scrivendo noi il video. Sì, però Davio, per far funzionare la scommessa devi lasciare che Silk sia attaccata, la stai tenendo solo nelle retrovie. E adesso ci arriviamo, non ti preoccupare, che ci abbiamo tutti i cavalieri. Adesso Silk proprio contro Berkut. Contro Berkut. Abbiamo la contro Duma. I beg your pardon. No, I don't mean to speak ill of nobles or anything. Well, I should hope not. Your own grandfather was a count, after all. Yeah, I know, but... Enough of this talk. Beyond this forest lies a great army. You shouldn't trouble yourself with anything but the battles ahead. E dovremmo andare al villaggio. Eccoli. I cavalli con le loro armature, che carini. Sì. Poi quello lì generico senza faccia dietro. No, i generici non hanno la faccia, ma non so. È povero generico. Berkut verso la fine del gioco, che odioso che è come un uomo, madonna. Persona detestabile. Eh sì. Soprattutto come tratterà Rinea. Comunque Berkut è uno dei migliori personaggi di sto gioco. Sì, lo voglio prendere a pugni. Non mi basta. Cioè, è scritto bene, per questo lo voglio schiaffeggiare tutto quanto.
È come con la scena di Nilo e Nila con Freccia. No, con non fai spoiler. Oh, sì. Nilo e Nila sono protagonisti. Ho detto che c'hanno una scena insieme. Che spoiler è? Nilo e Nila esistono. Vabbè, vabbè, no. Ma Alma, a questo punto, non dovrebbe già avere la sua spada? No. No. Il gioco non l'avevo... Ah, no, no. Cioè, scusa un attimo, nel frattempo... Where did that come from? What do you care? Are you here to fight or not? No. Come si chiamava? Royal Sword? Ma perché ti vuoi spoilerare, Dario? Spoilerarmi, visto che ci ho già giocato, poi. Alma è una persona falsa. Secondo Berkuta. Odio controlli. E anche Clive. Clive sta facendo il... Locations. Ah? Ah, ah, ok. È alla fortezza dopo. Cioè... Riposizionati stavolta. Infatti, perché... Vuoi. Che è sta cosa? Ma che razza di riposi... Perché sono due staccati lì in mezzo? Perché so... Cioè, ma l'abbiamo circondati? sì, queste sono le mappe del gioco originale. Non ha senso. Perché iniziano così staccati quando loro chiaramente eravamo dall'altro lato? È proprio antiestetica sta cosa. A parte... Tobin, dov'è? Ah, eccolo. Ok. A me sembra di meno, però ok. Bivio, non si capisce dove sta. Dovrebbero bannarle in Fire Emblem le mappe dove le tue unità sono più di quelle dei nemici. Beh, visto che i nemici sono forti. Quello è vero, questa è una delle poche eccezioni. Cioè, scusate, ma questo perché c'ho il miele? Miele? Perché vuole mangiare. Sostanza raccolta da un alveare. Sostanza. Allora, chi tanca Berkut? Ma scusa, aspetta, le trasportava, lo potete teletrasportare? Sì, però... E anche io voglio che venga vicino ai miei nemici. No, alle mie unità. Cioè. Ai miei nemici? Sì, voglio che venga ancora più vicino agli altri. Voi tre, levatevi. Anche se Fei ha la picca, in realtà, quindi... Era la chiave. Le preparazioni ci sono per un motivo. Queste sono le vere preparazioni in questa mappa. Ovvero fare sul momento e pentirti che non hai fatto qualcosa nel menu prima? Vediamo un po'. 13 per 2, 14. Che spettacolo patetico. Neanche attacca Alm, Berkut. Non ci arriva. Probabile. Clive, sei una vergogna per l'umanità. È vero, gli è andato pure bassa velocità a quest'uomo importante per la trama. Io non lo capirò mai sta cosa. Vabbè, sì, attacchiamo già lui. Ma salti il doppiatore di Berkut. Ma guarda. Ah no, aspetta, pure lui ce l'ha l'abilità. E qui facciamo un attimo un calcolo. 4 di difesa. Questo qui che ha le lance false, nonostante sia... Ah, ed è pure un fantino. Più schifo di così non poteva fare. 13. 21. Lo sai che io la terrei lì? Quasi quasi. Il vero Silk lo riesce a uccidere. Silk a lui lo riesce a uccidere di sicuro, sì. Se lo colpisce. L'unica cosa è che vorrei... Ah no, basta che... 17... E di sicuro la doppia.
13, no, lui la ucciderebbe in caso. Quanto mi urta che resta sempre il 60%? Ok, e allora lo finiamo con lui. Non può destinare a essere... Però guardate le strategie fatte bene, eh. Bravo Lucas. Devo ancora vederle queste strategie fatte bene, però. Mi sa che deve arrivare la fase nemica per quello. Ah no, probabilmente andrà. Ma come? Clive, e dai! Non si smentisce mai questo. Berkut, e dai! Minchia, lo doppia. Cioè, io devo truccare le scommesse. È Squalm. Qui. Devo accelerare un po' il corso delle cose. Non sarebbe cambiato nulla, anche senza quel più una difesa. Aspetta un attimo. I can do this. You can't do this. Fai schifo. Aspetta un attimo, perché forse questo si è messo nella foresta, ok. È un po' un problema questo. Con 3 di difesa. Tanto per Silk non è un problema se si mette nella foresta, perché il colpo è sempre lo stesso. Sì, ma io sto cercando di fare una cosa. Intanto non c'è nulla da perdere. Sì, finché Alm riesce a resistere. Finché Rukuri mi sa che resiste. Ma io non voglio curarlo. Perché se lei prende uno scudo di cuoio, può sopravvivere con un punto vita a Berkut. E non sarebbe stato possibile senza il punto di difesa in più. Sì, vabbè. È che è stata attaccata. Ma se la lascia qui? Tralasciando che se colpisce, non conta. Ma deve colpire. Ma ancora, scusami. No, scusami. Ma non è che puoi forzarlo. Riassorbire. Appunto. Così muore. E così muore, vero? No, ma il bello è che... ok, per oggi non avrai la scommessa truccata. Mettiamola così. Sostituisce poi la scommessa truccata, perché ogni volta che si può rivelare che sto per vincere la scommessa, Vivider trova sempre un pretesto per non accettare. Ogni volta, è la prima volta. Ma mi sembra sia la seconda. No, è la prima. È la prima. In cui ci provate, ma è che come cosa costituirà una scommessa non che vada bene per te, cioè? Perché devono attaccarla, cioè, veramente qui Clive gliela metti in faccia apposta per farla attaccare. Qui cioè, Clive ci morirebbe, non vorrei dire, non l'avevi mai specificato, cioè, oh, grazie, cerchi il nemico giusto, ce la metti in range e via. Quello è vero. Sì, dai, facciamo le cose oneste. Ah, no. Questo è comunque. E vabbè, per questo turno sacrifichiamo Silk, tanto. Tanto non muore. No, questo qui ha... Insiste, deve attaccarlo, Clive.
Ma forse è nella sua intelligenza artificiale. È ma possibile. Clive proprio si vuole redimere oggi, alla faccia. Pure lui attacca sempre Alm. Cioè, non è normale sta cosa. Secondo me ce l'hanno proprio nell'IA. Sì. E ci starebbe. Sì, di sicuro. Di trama. Ma Silk lo riesce a uccidere. E allora, doniamo a Clive l'onore. No, Clive si probabilmente mancherebbe. Ma mettilo nel bosco. No, demolo a Python. Comunque, ex membro dei Liberatori. Ci sta che sia lui a uccidere il traditore. Uccidere, vabbè. E si prende il miele. Buono. Loro tre proprio non hanno fatto niente questa volta. Dai, che voglio che lei ci arrivi alla promozione. Oh no, se solo avessimo altre mappe davanti a noi. Fine. Dovevi dare più divertimento a me allora, cioè. Non ho capito, sei presenti con i tuoi due amici? Sì, infatti, cioè. Guarda qua, tre unità. Che schifo di map design, ma io non ci credo che era così pure sul NES. Ma non era così? Berkut sul NES. Berkut proprio non c'era? No, mi sa che questa era una scaramuccia a caso, perché neanche Ferdinand esisteva. Cioè, magari c'erano tre paladini generici, ti immagini? Questa parte sul cazzo. You're talking about Matilda, right? She's special to you, isn't she? She is. We promised to share a future together. Un modo un po' strano per dirlo, però, ok. Loro ci stanno. Ma non stavi dicendo poco fa che è un errore? Tanto vale non rischiare più la vita e fermarsi adesso, Clive, no? Seguendo la tua logica. Stavi avendo dubbi finora? Ah, basta menzionare la moglie, adesso vagamente vuoi andare avanti, no? Ok, allora. Che facciamo? Visitiamo il villaggio? Qui. Ma lo possiamo iniziare la prossima volta. Sì. Facciamo la prossima volta. Così facciamo il villaggio e De Sei. Come si pronuncia questo tizio? De Sei francese, De Sei. De Sei. Comunque, facciamo la sua fortezza. Scusami, questo gioco è pienamente doppiato, il suo nome lo pronunciano, De Sei. Lo so, però io sono proprio allergico al francese, quindi... Ah, ho capito. Veri italiani siete, madonna mia. La Gioconda. L'hanno comprata legalmente. Vabbè, parliamo di Nizza e del territorio di Monte Carlo lì vicino. E dai, facciamo pure i nemici in Francia e così stiamo a posto. Ma qua è solo contesto storico. La storia non gli piace. Che vogliamo pure mettere in mezzo Trento e Trieste, così pure in Austria. Per me è solo contesto storico. Gli italiani hanno più problemi coi francesi a livello personale, ma sinceramente forse è buono, lo so. Beh, io ci metterei di mezzo anche il Piave. Eh certo. E cos'è il Piave, scusate? Fiume, ignorante. Ma questo fiume dov'era più? Il Piave. Oh, ignorante, non sai dirmi dov'è? Mi sono distratto, che detto? Conveniente. Il Piave. Ma distratto, non sei distratto? Fabio, stacca, stacca. Ma non posso prendere in giro. No, questa clip pure va nella storia, perché... Dobbiamo vederlo quanto è conosciuta la geografia in questo paese.
Dio mio, l'educazione italiana che ci fa smettere di giocare. Il Piaves per il Venezia Giulia. Ah, ok. Il Carso. Sì, vabbè, ma tutto il territorio del Trieste, anche con la sua contesa, lasciamo perdere. Del Trieste. Come l'ho detto io? Solo. Del Trieste, si dice di Trieste. Ah, ok. Vabbè, non ce la facciamo mai a tornare a questa schermata del mappamondo e a finire in modo normale. C'è sempre qualcosa che dobbiamo dire. E infatti, povero Echoes, madonna. Gli dovremmo dare un buon trattamento e invece no. Gli diamo il trattamento migliore possibile. Chiavicella. La chiavicella. Va bene, dai. Allora, chiudiamo qui. Sì. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Alla prossima. Alla prossima.